Buon pomeriggio a tutti, io sono Alessandro Nardelli, per chi mi conosce, per chi non mi conosce, questo è Puglia Oggi, un format in cui intervistiamo eccellenze della nostra Puglia sulla pagina del giornale di Puglia e sul sito del giornale di Puglia e sulla pagina Facebook di Puglia Oggi. Quest'oggi con me c'è come sempre il direttore del giornale di Puglia, Vito Cristian Ferri. E abbiamo il nostro ospite Damiano Mansi, un AR creator, con cui parleremo di social media, parleremo di realtà aumentata. Damiano, buon pomeriggio e Buonasera a grazie per tutti. aver accettato il nostro invito. E buon pomeriggio anche al direttore Vito Ferri del giornale di Puglia. Vito, come sempre, come nostro solito, io lascio subito la parola a te per presentare il nostro ospite, per presentare questa diretta. Allora, buonasera a tutti innanzitutto e questa sera abbiamo un ospite che è una novità rispetto agli altri. Delle puntate di Puglia d'oggi, che erano ospiti che facevano delle professioni tradizionali, quindi l'avvocato, l'imprenditore, eccetera. Lui, Damiano Manzi, è laureato in psicologia e dalla laurea in psicologia poi ha deciso di fare tutt'altro, come tanti giovani italiani, come anche io, d'altra parte, di provare una esperienza nuova, che è quella appunto di creare realtà sui social, vere e proprie realtà e novità sui social, come quelle di filtri AR che saranno il futuro d'altra parte. Damiano ha partecipato inoltre nel 2019 a un hackathon di Facebook molto prestigioso, e tra i pochi che può vantare questa esperienza. Scelgono solo i migliori, sicuramente, questo social. E insomma, la serata di oggi si dividerà in tre parti. Inizieremo con delle domande in cui Damiano piano piano ci spiegherà come è possibile creare questi gadget, queste app così, che rendono, arricchiscono i social, no? Che sono alla fine veramente il cuore pulsante dei social. E dopo le domande faremo vedere dei media Sì, sui siti e delle foto. delle foto e sulla pagina delle sue foto e sui suoi siti di Damiano, in cui potrete trovarlo, potrete fargli alcune domande, insomma, eccetera. Poi, terza parte, ci saranno delle domande sul podcast a cui Damiano potrà rispondere. Io passo subito la parola a te, Alessandro, così Bene. subito Sì, questa sì. serata. Damiano. Allora, Buonasera a tutti. buonasera a tutti, siamo qui per parlare, come diceva Vito, proprio di social media, del tuo lavoro di AR Esattamente. Creator, ma anche della tua laurea. Tu, Damiano, sei laureato in psicologia, però hai scelto di cambiare percorso. Cosa ti ha portato a cambiare percorso? Io durante gli studi, per arrotondare, diciamo, e farmi una cena in più, ho iniziato a lavorare nell'affiliate marketing, quindi prendevo delle percentuali, delle commissioni su alcune vendite. Per fare questo, ho iniziato a gestire e realizzare forum e blog. Per dare un'estetica accattivante, da autodidatta ho studiato tutti i software di grafica 2D. Da lì, pian piano, ho iniziato sempre autodidatta a prendere i codici di programmazione HTML e CSS. Dai piccoli forum e blog ho iniziato a realizzare da solo dei siti web in WordPress. Quindi, diciamo che la mia propensione per l'informatica pian piano mi ha allontanato dalla psicologia. Bene, Daniela, cosa ti ha... Sì, di... Praticamente che cosa? No, radicale anche dalla psicologia o non del tutto? non del tutto, perché alla fine anche nei social media bisogna usare il neuromarketing, HTML, la psicologia per riuscire ad arrivare agli utenti. Quindi comunque il mio percorso universitario in psicologia è utile, mi è utile lo stesso.
Bene, Damiano, ma perché hai scelto proprio di specializzarti nel mondo digital? Io ho iniziato, diciamo, come ho detto prima, a lavoricchiare nell'informatica, poi io ho collaborato con alcune aziende, ho iniziato a formarmi nell'ambito del marketing, che comunque in un certo modo è collegato alla psicologia, e ho approfondito le mie skill a livello informatico e a livello dei social media. E Bene, quindi questo mondo mi ha preso. certo. Quindi tu sei un social media manager a tutti gli effetti. Sì, ho lavorato per alcune piccole attività come social media manager. Ecco, che lavoro svolge proprio nello specifico un social media manager? Ha un social media manager insieme ad altre figure che sono il copywriter, l'advertiser, il marketing grafico, deve pianificare la pubblicazione e le analisi di tutti i contenuti che si andranno a pubblicare su una piattaforma. Ovviamente Facebook è diverso da Instagram o da TikTok. Ogni contenuto ha una sua caratteristica a cui bisogna rispettare. Quindi Facebook è per gli articoli lunghi, long form, Instagram e TikTok sono per i video brevi. Nelle Certo, foto e video brevi. didascalie Capisco. poi, bisogna fare leva sulle emozioni per spingere l'utente verso i servizi, i prodotti che un'azienda va a vendere e quindi spingere Certo. l'operazione. Damiano, ti volevo fare una domanda, questa è una domanda personale che mi sono sempre chiesto. Per quanto riguarda gli hashtag, sono fondamentali ovviamente per Instagram, ma quanto sono importanti anche per Facebook gli hashtag? No, negli ultimi mesi Facebook ha detto che comunque gli hashtag, cioè, sono importanti, a differenza di prima che, diciamo, erano inutili, diciamo. Adesso invece bisogna utilizzarli nei post con un limite di 3 o 4 hashtag, non come Instagram che ha un limite di 30. Quindi hanno un loro piccolo valore, ma comunque lo forniscono in qualche modo. Certo. Bene, per quanto riguarda i social media, chiaramente hanno avuto un grosso sviluppo anche in considerazione della pandemia, del periodo difficile che abbiamo vissuto e che ci ha portato comunque a restare in casa. Volevo chiederti come è cambiata la comunicazione social in tempi di pandemia? È cambiata sia perché prima della pandemia un titolare di un'attività era più propenso giustamente a spendere soldi per l'advertising e meno per chi gestiva i social media, o perché lo facevano in modo autonomo o perché non davano la giusta importanza alla professione di social media manager. Invece, dopo la pandemia, hanno capito che non è un lavoro che si può improvvisare, ma comunque bisogna formarsi e stare sempre rispettare le nuove policy di Facebook e i nuovi aggiornamenti. Bene, secondo te quale ruolo stanno giocando i social network durante questa emergenza pandemica? I social media hanno dato in un certo modo il loro contributo, per esempio per le attività Instagram ha inserito lo sticker del delivery. Quindi è uno sticker che è possibile pubblicare nei video e che reindirizzano direttamente su Just Eat o Delivery. Oppure ha creato le room. Le room sono delle stanze in cui è possibile fare delle live, come adesso stiamo facendo adesso, solo che è possibile farle in 20-30 persone. Quindi cerca di avvicinare le persone durante il periodo del Covid. Farle interagire tra loro per non lasciarle sole. Ovviamente poi Bene. ha fatto diverse campagne per devolvere del denaro per le associazioni di volontariato anche. Bene, Vito, io passerei la parola a te se hai da chiedere qualcosa a Damiano. Secondo te quale dei social ha sfruttato meglio, tra virgolette, sfruttare perché è un brutto termine, questo periodo di lockdown, cioè siamo tutti in casa, quale è riuscito più a entrare in questo periodo nei cuori delle, è una domanda difficile per le persone, tra quelli che tra i più noti, ovviamente.
Secondo me le room all'interno dei gruppi Facebook hanno funzionato bene, perché chi il titolare di un gruppo Facebook che ha un servizio o un prodotto da vendere riesce, anche se con poche persone, 20 o 30, non per me niente di nulla, riesce ad avvicinarsi e a far vedere un suo lato umano e a dare valore agli utenti che leggono i post o vedono i video. Perfetto. Quindi non sono stati importanti tutti, come al solito, sopra tutto. Bene, Vito, abbiamo delle foto di Damiano da mostrare. Molto belle, e rendono anche l'idea di ciò che fa alla fine, perché... Certo, intanto io partirei un attimino che condividiamo un attimino lo schermo. Ok, dovremmo esserci. Io partirei, forse ci siamo, sì. Io partirei con Damiano con questa tua presentazione in cui spieghi chi è Damiano Mansi e cosa fa. Vuoi parlarcene tu, essendo comunque la tua presentazione? Sì, allora io oltre ad essere un social media manager mi sto verticalizzando nella realtà aumentata applicata ai social media, in particolare Facebook, Instagram e Snapchat. Ho partecipato, come ha detto Vito prima, all'Hackathon Summit nel novembre 2019 su invito di Facebook. È stata una bella esperienza in cui Facebook ci ha dato due giornate full immersion in cui ci aggiornò sulle novità di Instagram e di Facebook, ci fece fare una competizione dividendoci in gruppi di designer e developer. È stata una delle mie esperienze, una delle esperienze più belle della mia vita. Oltre all'Hackathon Summit, lo scorso ottobre sono stato un AR facilitator della prima accademia di Spark AR Studio, che è il tool che serve per creare i filtri. Io, l'AR facilitator, era un tutor che aiuta i neofiti nella creazione di filtri in realtà aumentata. Quindi a me mi hanno affidato il ruolo di tutor. Oltre a questo, proprio questo mese sono stato il primo speaker AR nel gruppo ufficiale Facebook Developer Circle di Roma e Milano. AR, ricordiamolo, realtà aumentata. Sì, abbrevio in AR per realtà aumentata. E a giorni ci sarà il prossimo hackathon che a causa della pandemia sarà solo online. Bene. E Damiano, mostreremo anche delle altre foto tue. Abbiamo, sì, in modo da poter anche aprire il discorso riguardante il tuo lavoro su Instagram principalmente. Perché tu sei anche un creatore, anche e soprattutto un creatore di filtri per Instagram, che sono andati molto con i VIP, con i principali VIP. Vediamo qui Alessandra Celentano, ma io lascio la parola a te in modo che ci puoi dire. Sì, diversi io ho lavorato per diversi personaggi famosi VIP, come Paola Caruso, Guendalina Tavassi, e poi oltre alla collaborazione e lavori con personaggi noti, i miei filtri vengono utilizzati, diciamo, come da chiunque, sia da persone normali che dal vostro vicino di casa, ma anche da Alessandra Celentano o Fedez o Chiara Ferragni. Sì, abbiamo un attimino. Ecco, Fedez, abbiamo per esempio questo filtro. Sì, questo è un filtro che è andato virale, quello di prima, quello là di questa Chiara Ferragni. Anche questo, vedo. Sì, era lo leggi stesso. La frase in napoletano. Esatto. Che poi ha utilizzato questo. Stefano De Martino. Questo è Lodo Comello, questo è un gioco di coppia. Posso fare una domanda? Sì. Certo. Sì. Ma tu cosa ti ispira per ogni filtro? Che è diverso, vedo. C'è un'ispirazione, c'è una... Cioè, cosa ti spinge poi a fare un filtro più bello, più diverso rispetto al precedente? Generalmente, in linea generale, quello che
cioè, quello che mi circonda, nel senso ci sono filtri che cambiano il colore della pelle o della maglietta, quindi in base anche cioè, sui preset, diciamo che il Spark AR Studio utilizza anche i preset, i famosi preset di Lightroom e Photoshop. Quindi è possibile utilizzare quei preset all'interno del tool per realizzare un filtro. Oltre a questo, a volte io prendo ispirazione anche da altri social. Per esempio TikTok, fino a qualche anno fa era possibile creare dei filtri per TikTok senza pubblicarli, oppure la piattaforma ha deciso di far lavorare solo i loro dipendenti su questo sul loro tool. Quindi io che posso fare? Quando vedo che un filtro su TikTok va virale, lo replico sulle altre piattaforme, se non esiste già. Bene, Damiano, abbiamo una domanda, io mi aggancio subito. Francesca ci chiede, come posso trovare i tuoi filtri? Per chi insomma, non è avvezzo di Instagram, i filtri possono essere trovati, trovate sul mio account, nome e cognome. Per trovare i filtri in linea generale c'è una galleria che è divisa per categorie, quindi filtri paurosi, filtri divertenti, filtri per i selfie, amore, quindi tramite questa galleria è possibile scegliere la categoria e utilizzarlo. Certo, magari dopo la puntata inseriamo sotto il post della diretta i tuoi contatti per poter raggiungere subito i tuoi filtri. Okay. Bene, Damiano, io non so se Vito ha altre domande da fare a Damiano, se no io... Questa volta è di natura più economica, diciamo. Per esempio, io penso ai filtri, il pensiero è subito, immediatamente va a Instagram. Cioè, sì, esatto. Che tiene una fine, no? Lo pensa io. Allora, ci sono da anni, io sono iscritto sin dall'inizio a Instagram, sin da quando fu creato, insomma, qualche anno dopo Facebook. E ci sono sempre questi standard, sono più o meno quelli. Poi sono stati implementati altri, è diventato più ricco, eccetera. Però i filtri rimangono essenzialmente quelli. La domanda che ti faccio, se io domani, Damiano Manzi, creo un filtro che va standard standard, in termini economici, che cosa mi viene? Cioè che profitti potrei avere? Un filtro di base è uno strumento che Instagram fornisce in più, come possono essere i Reels o IGTV. Quindi è uno strumento che va implementato in una strategia di marketing quando si va a fare il piano editoriale dei social media. Quindi un filtro va, per esempio, con un contest o un freebie, può essere implementato all'interno di esso. Quindi con la collaborazione di influencer è possibile spingere un filtro a livello di traffico per riuscire ad avere un ritorno gratuito indietro. Bene, ma Damiano, nello specifico per chi conosce poco Instagram, per chi ha voglia di sperimentarlo, anche se comunque è un social già molto famoso, quasi uno dei più noti, a cosa serve nello specifico creare un filtro per i social? Allora, un filtro Instagram viene creato con Spark AR Studio, se vuoi ne parliamo, sì. Ne parlo. Certo, ne parleremo. Spark AR Studio è un software che per realizzare un filtro servono principalmente tre skill: la programmazione di JavaScript, grafica 2D come Photoshop, utilizzando per esempio Photoshop, e grafica 3D come Blender. Un filtro permette a dare un po' più di armonia all'account, come ho detto anche a Vito, serve a portare traffico. E certo. Se guardiamo altri social, secondo me arriverà anche su Instagram e Facebook. Su Snapchat, per esempio, utilizzando un filtro è possibile provare delle scarpe in 3D. Quindi dalla scarpa di un brand famoso, cliccando sul pulsante rimanda direttamente sulla pagina prodotto delle scarpe e acquistarlo. Quindi un filtro permette di provare in anteprima un prodotto, un servizio. Quindi dà già quella esperienza all'utente che può provarlo sulle mani, sul corpo, sui piedi, riguardo Snapchat. Per Facebook e Instagram sono un po' più indietro rispetto a Snapchat e TikTok.
Quindi alla fine può essere, è utile per le vendite, per ridurre i resi nei carrelli, può essere usato nei newsletter, all'interno dei funnel. Quindi Damiano, breve semplice, creare un filtro, diciamo non tutti possono crearlo un filtro, bisogna avere delle conoscenze specifiche. Sì, per, come ho detto, ci sono quelle tre skill per crearlo come si deve, se poi uno si accontenta, diciamo, certo. Può fare come ho fatto io all'inizio quando ero studente, fa l'autodidatta, però io consiglio sempre di affidarsi a un professionista. Bene. Vito, io saluterei un attimo l'avvocato Jacopo Metta che ci segue e lo saluterei. Ciao. Complimenti al giornale di Puglia e a Puglia Oggi. Grazie. Caro saluto. Damiano, io volevo chiederti, ti è capitato o ti capita che aziende o influencer ti richiedano un filtro personalizzato o utilizzano uno dei tuoi filtri? Sì, come abbiamo visto prima... abbiamo visto prima gli influencer, sì. Ovviamente chi chiede un filtro lo vuole, cioè io consiglio di ricrearlo e che riprenda alcuni spunti del proprio brand. Nel senso, se io faccio un esempio, un'attività che vende trucchi, consiglio di creare un filtro che non richiama quel settore. Quindi, certo. Ovviamente, vendendo trucchi, quale filtro può fare? I famosi filtri beauty e make-up. Ovvio. Quindi, cerco di sempre di consigliare e portare delle brand in una certa direzione per avere un suo ritorno. Esattamente. Quindi è tutta una... c'è anche una questione di marketing, di uno studio di marketing. Sì. Come ho detto prima, certo. Il filtro è uno strumento che va implementato insieme a tutto il resto, da solo perde potere, diciamo, valore. Bene. Vito, non so se hai una domanda per Damiano. No, pensavo sempre, nella mia testa sempre a Instagram, ai filtri di Instagram. Certe volte mi chiedo perché siano proprio quelli, per quella sequenza. Quando ti iscrivi a Instagram, perché c'è sempre quella sequenza, per esempio, di filtri, c'è un'idea di fondo, cioè quelli sono gli standard, no? Proprio la base, diciamo, no? Cioè, quando entrate nella galleria trovate dei filtri di base che ci sono lì. Anche Damiano, tu che... Sì, un mio filtro che realizzai quasi un anno fa è finito primo di una categoria, quindi è arrivato a 1 milione di impression. Però è un filtro molto vecchio che Instagram ha deciso di spingere. Probabilmente quel determinato filtro è stato utilizzato da qualche influencer straniero o penso straniero, e quindi è salito in una specie di ranking. All'interno delle categorie esiste una specie di ranking. Più persone lo utilizzano, più hai possibilità che anche nuovi utenti lo vedano. Certo. Un pochino come per la SEO con i siti? Esatto, uguale. Anche nei filtri esiste una piccola SEO, esistono delle parole chiave da poter inserire. Bene, Damiano, ma quanto è difficile trovare un'idea per un filtro che sia proprio coerente con le richieste di aziende o influencer? Questo è molto difficile, perché appunto un'azienda, soprattutto le aziende, magari pensano che inserendo il logo sopra la testa è un bel filtro. In realtà no, perché quando si va a progettare un filtro bisogna pensare all'uso che potrebbe fare l'utente. Il ritorno del brand awareness, quindi di dare valore alla propria attività, al proprio brand, è una cosa che viene di conseguenza. Nel momento in cui tanti utenti o influencer utilizzano senza nessuna pubblicità, sopra Instagram c'è scritto il titolo del filtro e accanto il nome dell'influencer o del brand. Quindi chi, diciamo, è più avvezzo a Instagram, chi sa usare Instagram, sapranno dove andare a parare per usare quel filtro, e quindi di conseguenza finiranno sul profilo del brand. Non c'è bisogno di mettere in manifesto questo è il mio filtro, diciamo. Un filtro personalizzato, chi ci va a cliccare poi si ricollega alla pagina del brand, esatto. Ecco perché... Bene, Damiano...
Tu dicevamo prima che sei un creator, un AR creator, creatore di realtà aumentata, detto in italiano. Che lavoro svolge nello specifico un AR creator? Io personalmente cerco sempre di restare aggiornato su questa tematica. Lavoro, come ho accennato prima, con Spark AR Studio, quindi, che è uno strumento a cui viene implementato il software di grafica 2D e 3D, i pacchetti Adobe. Quindi ci sono in teoria bisogna saper fare tante cose per un buon filtro. Quindi c'è molto da Sì, c'è fare. molto studio e lavoro da fare. Ecco, quella di fare un filtro. Scusa, non ho sentito Abbiamo bene. un'arte, quella di fare un filtro, è Sì, un'arte. è come il 3D artist. Alla fine un 3D artist fa quello. Cioè, un Cioè, artista, un modellista 3D. siamo sul sito di Damiano, tra l'altro, ecco. Abbiamo visto qui c'è scritto: no filtri per Instagram, cambia il modo di usare i social media. E questo, Sì, abbiamo ti il suo sito ho principale, messo poi. quel titolo, scusa se interrompo, ho messo quel titolo e ti faccio un esempio. Per esempio, io un ristorante, soprattutto adesso che i ristoranti lavorano con il delivery, hanno il loro packaging. Il packaging è statico, cioè fermo, c'è una grafica ferma. Con un filtro è possibile rendere quella grafica interattiva, quella grafica interagisce con l'utente. Quello che consiglio io alle attività ristorative è guarda, scatta, mangia. Con queste piccole interazioni io cerco di spingere l'utente, prima a guardare i social e la parte interattiva e grafica del packaging e dopo mangiare. In questo modo, chi userà il filtro per farsi una foto, un video, per usare il filtro, per usare l'effetto, darà un ritorno al ristorante. Quindi stai dicendo praticamente che i ristoranti, se avessero spinto di più i social, probabilmente a tempo debito, ovviamente non chiaramente con la pandemia in corso, a tempo debito probabilmente avrebbero la crisi, l'avrebbero sentita un po' meno. No, non posso, questo non lo so perché non posso dire, cioè non mi azzardo a dirlo, però è uno strumento in più, cioè se i social ti danno uno strumento, perché non utilizzarlo? Perché privarsene? Io la vedo così, cioè anche Instagram ora mi ha lanciato le live in quattro persone, ha lanciato i reel, bisogna usarle. Certo, bisogna sfruttarle. Damiano, abbiamo un paio di domande. La prima domanda riguarda, entrambe le domande riguardano la parte precedente che abbiamo sui social media. Ci chiedono, quali sono le caratteristiche del post social ideale? Insomma, il post perfetto, il post, il feed perfetto è come l'unicorno. Nel senso che oltre un post deve essere armonico con un account Instagram e con una pagina Facebook, e secondo me appunto il segreto è saper scrivere dei post che riescono a far leva sulle emozioni degli utenti. Solo in questo modo, diciamo, creando una reazione nell'utente, si riesce a spingere a fare le famose call to action, a spingere a un'azione che può essere quello di leggere l'articolo, di acquistare un servizio, un prodotto. In base all'obiettivo che si ha, bisogna cercare di usare le emozioni dell'utente. Secondo me il segreto è quello. Oltre, ovviamente, a creare una relazione. Se non sei una community, è un po' difficile che uno non può vendere un prodotto a freddo. È come se facesse porta a porta. Certo. Quindi il post praticamente che molti fanno, molti neofiti, io come sono bello, come sono intelligente, come sono non. No, secondo me il segreto di un buon post parte dalla community. È la community che dà una prima spinta al post e al feed, che poi, grazie all'algoritmo dei social, può andare virale. Ma se non si ha una community base che ti dà fiducia, è difficile. L'alternativa è pagare Facebook. Certo, beh,
Bene, Damiano, ci chiedono cosa ne pensi di coloro che acquistano i cosiddetti follower su Instagram ma anche su Facebook. No, io sono contrario all'acquisto di follower. Uno, perché Instagram e Facebook, se ti scoprono, te li tolgono. Quindi, anche se ne compri 100.000, 10.000, come le comprai così? Ti spariscono ed hai buttato i soldi. Cancellano proprio la pagina, certo. Secondo, sì, ti cancellano la pagina e non la puoi più recuperare, oppure ti fanno dei ban. Quindi, cioè, cali la visibilità verso gli utenti che non ti conoscono. Nel momento in cui hai un limite da parte dei social, anche se pubblichi, chi ti vede? Se Instagram o Facebook ti ha bannato, diciamo, ti ha limitato le azioni. Certo. Bene, Vito, non so se vuoi chiedere qualcosa a Damiano o proseguiamo con le domande riguardanti proprio la realtà aumentata. Filtro che gli è piaciuto di più, che ha creato, è quello che vorrebbe creare. Secondo me, insomma, il segreto di un filtro è la semplicità. Anche i miei filtri che hanno raggiunto milioni di impression sono quelli stupidi, cioè, lo dico sinceramente, i filtri stupidi sono quelli che fanno ridere. Se il filtro fa ridere l'utente, lo usa. Mi hanno tirato di più alla fine, quelli più Più seri. semplice, sì, i giochi dei filtri di coppia, come fa il filtro della Ferragni, in cui quel filtro è andato bene perché diciamo, nord Italia, il centro Italia, cercavano di pronunciare il napoletano, anche se non ci riuscivano, però si divertivano a farlo. O magari avevano un amico del sud e si facevano aiutare. Quello del napoletano, La parlato, politica napoletana in che social è andato? su Instagram. Sì, Instagram. i filtri stanno anche sulle pagine Facebook, però cioè, io potendo vedere gli insight, giustamente vengono usati su tutti su Instagram. L'altro Bene. filtro è, come ho detto, mo ci sarà l'Hackathon Summit online a causa della pandemia, ha messo 100.000 Mark Zuckerberg, Big Mark, ha messo in palio 100.000 dollari per il miglior filtro. Poi magari per un motivo economico dovrei fare qualcosa Bene, Damiano, io volevo farti una domanda. Questa è una domanda molto particolare. Non so se tu ricordi e hai avuto modo di vederlo. In un episodio dei Simpson si vede proprio Homer Simpson che sperimenta un paio di occhialini che creano una vera e propria realtà virtuale. Ma esistono nella realtà? E se no, secondo te in futuro potrebbero finalmente diventare la realtà? Sì, esistono, Snapchat è partita con gli AR, gli occhiali in realtà aumentata, e da lì poi Facebook ha sviluppato l'Oculus Quest, che funziona sulla realtà virtuale. L'obiettivo di Facebook è creare un nuovo social, tutto in realtà virtuale. Lo scorso ottobre Facebook ha annunciato l'ultimo modello dell'Oculus Quest 2. Nella sua presentazione, cioè, il suo obiettivo è anche in una live o un meeting realizzarli in realtà virtuale. Quindi, tramite avatar, noi potremmo la prossima volta, se abbiamo l'Oculus, fare una live in realtà virtuale, ci possiamo vedere con il corpo e Wow, bello, bello, eh. Ci pensiamo, può essere una buona idea per un futuro. Damiano, tu realizzi anche delle GIF per i social. Cosa rappresentano nello specifico delle GIF e cosa rappresentano i cosiddetti meme per il popolo dei social? Allora, le GIF sono delle immagini che vanno in loop. Sì. Quindi vengono pubblicate sulla piattaforma GIFI. Una volta fatto l'upload del file, vengono lanciate su tutti i social media, anche WhatsApp o Telegram. Sì. L'uso che se ne può fare, diciamo, in modo utile, oltre all'intrattenimento,
Io ho un esempio, per esempio, c'è un negozio di costumi che lavora soprattutto durante le festività, giustamente, San Valentino, Halloween, che ha realizzato delle GIF per creare dei personaggi. Quindi magari metteva l'occhio di uno zombie, il cappello di una fata e realizzava il suo personaggio nelle stories di Instagram. E poi scrive, giustamente, spingeva l'utente a dire: questo è il nostro vestito che vedete nelle stories tramite le GIF. Se volete acquistarlo, andate sulla nostra pagina di vendita. Quindi è anche un modo per Bello. fare brand awareness. Poi è possibile mettere i loghi. Quindi io ho utilizzato le GIF per fare gli swipe up. Cioè, stavo io che cercavo con una mimavo il movimento verso l'alto per lo swipe up. Io le Certo. chiamo video GIF Daniele, quelle. parlavi delle GIF come immagini in loop. A questo punto io ti volevo chiedere quanto dovrebbe durare l'animazione di una GIF per essere efficace. Secondo me la durata non ha importanza perché, per esempio, le GIF nei commenti Facebook e su WhatsApp sono differenti da quelle di Instagram, delle stories Instagram o di TikTok. Perché nelle stories di Instagram e TikTok hai un limite di 15 secondi. Quindi la durata della GIF è quella che può durare e poi dopo torna al punto di partenza. Le GIF è possibile utilizzarle anche con la gamification, nel senso è possibile fare una ruota che gira, cliccando sul display la ruota si ferma e c'è una risposta. Magari la domanda è quale calciatore sei e se tu nel momento in cui fai tap si ferma il Sì, calciatore e magari esce, non so, Cristiano Ronaldo. vanno molto di moda, sì. E cerchi di spingere l'utente a taggarti, a condividere il risultato della GIF. Quindi è possibile anche usarla in un modo di condivisione, non solo per fare brand awareness. Bene, Damiano, siamo quasi in chiusura. Io volevo chiederti perché bisogna scegliere i filtri di Damiano Manzi e le sue GIF. Allora, io diciamo, secondo me dovresti rivolgermi a me. Perché comunque ha una certa esperienza. Come tutti i settori ci sono chi si lancia giusto per provare e chi lo fa seriamente. Io lavoro con la realtà aumentata applicata ai social media da 2 anni. Ho avuto esperienze con Facebook, più di una, e quindi questo dovrebbe essere uno dei motivi. Perché in realtà ci sono piattaforme che vanno come tutti i mercati, questi settori, a far calare i prezzi del mercato, però poi la qualità prezzo si vede. Cioè, io che sono del settore la vedo, vedo quando un filtro è fatto bene o quando è fatto male. E secondo me lo vedono anche gli utenti. Un utente che vede un filtro che è di bassa qualità non lo usa. Bene, Vito, io darei la parola a te per chiudere questa interessantissima diretta con Damiano Manzi. Beh, sì, in effetti è stata una delle più affascinanti dirette perché ci ha raccontato un mondo inesplorato da molti di noi e inimmaginabile, perché spesso uno pensa che il filtro è una cosa come già, che già il social dota di sé, da sé, diciamo, ha un filtro standard, sono sempre quelli, secondo me invece non è così. Ci sono dei professionisti come Damiano che ci lavorano ogni giorno e soprattutto non ci si può improvvisare a fare queste cose, ci sono dei programmi, ci sono tutta una serie diciamo, di studi, di esperienze, di storia proprio da creatore di filtri AR come appunto Damiano lo è da ottimo interprete qual è. Quindi io lo ringrazio molto e mi auguro di fare filtri ancora più dati, più Certo. scelti. Grazie a voi per l'intervista. È stato un grande piacere averti e spero di averti al più presto, insomma, quando riprenderemo a fare, o quando tu avrai novità, avrai delle cose interessanti da dirci e delle no belle novità. Comunque, ti ringrazio molto e ad maiora. Grazie a voi. Grazie a voi. Certo. Bene. Allora, Damiano, io ringrazio anche io ti ringrazio e ringrazio Vito per la partecipazione a questa diretta molto interessante.
Nella prossima diretta avremo, Vito, avremo come ospite Paolo Lepore. Lepore, sì, appunto il coordinatore territoriale Puglia e Basilicata dei consulenti finanziari. Quindi parleremo di tutt'altro, è un argomento, la finanza, che è molto attuale, soprattutto con la pandemia, è una finanza nuova e diversa. Bene, allora io... Perfetto, io ringrazio tutti e grazie per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima diretta e buona serata.